Sotto l'albero di Natale c'è un bel regalo. Sì, c'è un nuovo acceleratore lineare che si chiama TrueBeam, è un'apparecchiatura di ultima generazione e che ci consentirà di avere trattamenti sempre più precisi, sempre più veloci. Noi da anni esiste il servizio di radioterapia, da anni il nostro lavoro è la cura del paziente con patologia tumorale. Questa macchina ci dà una spinta in più, ci dà prestazioni migliori, prestazioni più localizzate, più precise, quindi meno dannose per gli organi circostanti. Siamo in una regione in cui, lo dico con dei dati di fatto, non per simpatia o antipatia, dati oggettivi, in una regione in cui la sanità davvero è al massimo e noi tutti, come operatori, come cittadini, dobbiamo impegnarci per mantenerla così, migliorarla, ma soprattutto fare in modo che sia sempre così. Quindi un grazie davvero a tutti. Allora, Assessore, nuovi macchinari e quindi più probabilità di guarigione, però quello che scarseggia nella sanità non sono i macchinari, ma il personale, a quanto pare. Sì, è un problema che stiamo affrontando. Purtroppo vale per tutte le regioni, e a maggior ragione ringraziamo tutte le persone, i medici che stanno lavorando oggi e facendo sacrifici che dipendono anche dal fatto che sono di meno. Vediamo, speriamo di pagare al più presto almeno gli arretrati di contratto, perché questo almeno sarebbe un premio per tutta la dedizione che hanno ogni giorno nel fare il loro lavoro. Quale può essere la soluzione di questa mancanza di medici? Perché poi mancano proprio effettivamente, anche volendoli assumere. Sì, intanto medici ci sono, purtroppo non ci sono gli specialisti, perché le borse di studio per entrare in scuola di specializzazione sono state sempre insufficienti negli ultimi anni, però sono 2 anni che anche nella finanziaria di quest'anno ci sono 1000 borse di studio in più. Quindi nel periodo, per quello parlavo di 3-4 anni, dovremmo risolvere assolutamente il problema. Questo è le misure, quali saranno, io non le posso anticipare perché non dipendono necessariamente da noi, deve prenderle il governo, e sono misure che ci devono consentire di avere più medici. Una misura la posso già dire. Oggi possono partecipare ai concorsi anche i medici degli ultimi 2 anni di specializzazione. In Emilia-Romagna ne abbiamo 500 che hanno già partecipato ai concorsi e che quindi contiamo di assumere al più presto, già dai primi mesi del 2020, e poi ce ne sono altre, ma le altre non le posso anticipare perché non le posso prendere io.